Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e anche alla fine dell'opera delle nozze di Figaro. E Figaro non è più Figaro adesso, ma è il conte, quindi tu ti prenderai una giacca per fare il conte. E Cherubino non è più Cherubino, ma è la contessa. Quindi in scena sono il conte e la contessa, i due personaggi nobili del dramma. E questo momento che abbiamo scelto è il momento forse culminante di tutta questa storia, è il momento in cui i personaggi si perdonano. Già prima si sono perdonati, la coppia si è perdonata, la coppia plebea, la coppia cioè di Figaro e di Susanna, si sono perdonati gli errori e le follie che hanno commesso. Seguono il conte e la contessa, in un certo senso hanno aperto la strada ai personaggi plebei, ai personaggi nobili, in un cammino di conoscenza. E a questo punto, ecco, il conte e la contessa si perdonano, forse non è un perdono privato, non è un perdono soltanto della coppia che si è ingannata o ha tentato di ingannarsi, ma è un perdono che l'uomo e la donna chiedono l'uno all'altro, in quanto uno è uomo e l'altro è donna. Si conferma l'universale. È un perdono che chiedono al pubblico, alla gente. Ci dobbiamo perdonare, dobbiamo capirci, siamo tutti fallibili, tutti sbagliamo. Questa è probabilmente la grande lezione umana di Mozart. E qui occorrerebbe anche un pochino d'atmosfera, occorrerebbe, non so, una notte, per esempio, insomma, fai un effetto magari, ecco, così, notturno, diciamo. E ecco che il conte e la contessa in questo giardino immaginario, no? Si rincontrano, si guardano in faccia e qui Mozart ha messo una grande corona prima che questo andante attacchi, cioè prima che il conte chieda contessa perdono. Io direi che siete uno di fronte all'altro, veramente il momento della verità. Cosa succederà? Ecco perché ha messo la corona, perché il pubblico, l'azione si ferma con una corona musicale e non c'è musica. C'è qualche cosa che deve succedere in scena e questo qualche cosa è questi due personaggi che si guardano negli occhi in faccia al di là dei travestimenti. E cosa succede adesso? Può succedere di tutto, può succedere, no? Qualunque reazione possibile. Quindi si guardano quasi meravigliati di trovarsi di fronte l'uno con l'altro, c'è questa corona e qui gli attori devono veramente dare questa sensazione di guardarsi. Guardatevi, ecco così, poi... Ecco la corona della quale si guarda. Contessa. Sorridi un po' anche. Sì. Non solamente umilia, ma... A loro. Semplice. Sei troppo eloquente. Cioè, è così come esercizio, ti pare? Cioè, abbiamo fatto capire, adesso possiamo anche diminuire al limite, appena, forse a loro, forse a tutti. Perdono con te. Siamo tutti poveri. E tu cosa dici? Pausa, ecco qui c'è un'altra corona. L'orchestra, il direttore d'orchestra, i cantanti devono sapere, qui c'è un momento. Quando attacchi, quando senti, come a teatro succede, qua la pausa quanto dura, non si sa, che puoi dirgli sì, ti perdono anch'io. Ecco, allora facciamo le due, no? C'è la corona e tu guardi lei e adesso io cosa ti dico? Ti dico... Sorridi un po', è così la vita. Guardala lei adesso, lei cosa farà? Lei farà come... Più dolce io sono e dico di sì.
piano che... Sì, appena... E queste mani qui io penso... insieme, però in un momento quasi di estasi, ma sì, io non avrei paura di dire, di estasi quasi mistica, in una in un momento di librato al di fuori, al di sopra di quella che è la contingenza momentanea della commedia o dell'opera, finisce con questo perdono umano che gli esseri umani si chiedono, o dovrebbero perlomeno chiedersi gli uni agli altri, proprio perché sono umani, Le nozze di Figaro di Mozart. Se noi abbiamo scelto questo esempio di teatro musicale per parlare di Mozart, forse abbiamo scelto veramente una delle grandi cose che il genio umano ha prodotto. Qualche cosa che resta nel tempo per sempre e per tutti. Ma Mozart non ha scritto solamente Le nozze di Figaro, ha scritto Don Giovanni, ha scritto La natura del Serraglio, ha scritto Il flauto magico, e è veramente un interprete, in questo caso io come regista, non sono nemmeno un musicista, l'interprete si trova smarrito, si trova di fronte a una tale ampiezza di genialità, di umanità, di musicalità, di completezza della espressione formale con quello che è il messaggio, quello che è la sostanza di quello che si vuol dire, che veramente l'interprete sì, non sa come risolvere i suoi problemi. Affidarsi alla musica, affidarsi alla parola sembra semplice, è la cosa più difficile quando si tratta di Wolfgango Amedeo Mozart. Il rapporto con i direttori d'orchestra? Il rapporto con i direttori d'orchestra, quando lavoravano insieme, ossia che le prove erano simultanee e fatte parlandosi, era generalmente molto buono. Senti, c'è stato una volta dove il contrasto assolutamente è stato forte. Le nozze di Figaro a Versailles, con un grande direttore, o almeno un direttore che è stato sempre considerato tra i bravissimi, cioè Georg Scholti, Sir Georg Scholti. C'è stato proprio qualche momento in cui non funzionava più il senso della regia. Scholti è arrivato all'ultimo. Scholti è arrivato all'ultimo, aveva provato con l'orchestra prima, e è arrivato quando noi avevamo provato più di un mese e mezzo credo, 3 settimane a un certo momento, poi ancora 3 settimane, dunque un bel periodo di... Ti ricorda qualcosa questa musica? Eh sì. Puoi raccontare cos'è successo? Ecco, questo che è il momento dove Suzanne esce dallo sgabuzzino. E dove il conte geloso crede di trovare il paggio cherubino, invece lei esce con la coroncina e il velo da sposa. Mirella Fregni. Mirella Fregni, che doveva sposarsi alle nozze di Figaro. E lui, Giorgio, facendola uscire su questa musica, voleva che ci fosse un grande mistero. Chi è? Signore, è Susanna, è un senso di
forse di morte, non si sa. E dunque aveva insistito molto su questa uscita della Fregni e l'aveva provato parecchio, perché era uno dei punti sul quale lui amava, come adorava la musica di Mozart, aveva sposato questo senso un po' melanconico in questa uscita. E quando è arrivato Sciolti, lui quando ha fatto l'insieme... E non c'era più tempo per discutere.